Ci avviciniamo a grandi passi a questo Mondiale 2014, sarà il secondo da giocare nella stessa stagione. Donald Sugio, che effetto ti fa, che emozioni provi? Personalmente sono molto contento, è una grande opportunità personalmente anche per la nostra squadra di giocare due mondiali in un anno, un grande onore. Siamo tutti contenti, stiamo allenando molto bene, forte adesso per preparare il miglior modo possibile di arrivare a Brasile e fare un buon prestazione. Sono motivato, sono molto contento di avere un altro chance di giocare per Trentino Volley. E questa, sai, è una prestazione molto, molto importante, di un livello alto di pallavolo, di un pallavolo diverso, e così sarà molto bello per il nostro gruppo, per la nostra squadra e anche per la società. Ritrovate il Brasile, ritrovate però, è notizia di oggi, l'UPCN e gli argentini già nel vostro girone, nella prima fase, quindi c'è subito una serie di remake non male. Sì, c'è sempre questa di UPCN, che hanno una buona squadra, hanno vinto 4 campionati in fila. L'anno scorso noi abbiamo giocato contro loro, abbiamo perso uno, abbiamo vinto uno, così secondo me loro arriveranno molto carichi di giocare forte contro di noi, e anche noi siamo preparati meglio adesso di affrontare loro. Giusto, loro fanno un pallavolo diverso, sarà un pallavolo sudamericano, e questo è bello per questo mondiale, che giochiamo un pallavolo diverso di quale siamo abituati qua a Italia. Siamo molto motivati per affrontare loro e anche le altre squadre. Le due partite proprio giocate contro il PCN hanno detto che c'è stato grande equilibrio, 3-2 una sconfitta e poi 3-1 in una finale terzo quarto posto molto combattuta. E le altre due partite come te le immagini, quello con Ala Ryan e Esperance Tunisi? E alla Ryan non conosciamo tanto bene, conosciamo solo Savani e Calla, che sono due giocatori forti in posto 4. Non lo so se loro magari comprano altri stranieri, mettono lì, così noi non sappiamo niente. Giustamente sarà una partita, sai, secca, partita importante, difficile, perché quando non conosci l'avversario ti fanno le sorprese, così siamo pronti di giocare a massimo, perché è prima partita, anche molto importante. L'altra squadra di Tunisia, sai, anche loro non conosciamo, perché l'anno scorso era un'altra squadra, però diamo i rispetti tutti e giochiamo il massimo possibile di fare più punti possibile, di passare il gruppo. Ecco, anche perché proprio Roberto Sergnotti ha messo come obiettivo il raggiungimento della semifinale, poi da lì in poi ci si può divertire e via così. Ma si può divertire, noi sempre andiamo in questi campionati, in queste presentazioni, di fare il miglior modo possibile, di arrivare in podio, ti prendo una medaglia. Sì, giustamente il primo passo è di passare il gruppo, o primo o secondo posto, e dopo, sai, arriviamo in finale, chissà, dopo sicuramente ci divertiamo, però vogliamo fare anche bene, arrivare in finale, perché no? Anche perché il destino vi ha messo un'altra opportunità davanti dopo la fine dei playoff scudetto e anche il playoff quinto posto, quindi immagino che ci sia anche un desiderio un po' di rivincita, di riscatto. Sì, abbiamo già dimenticato i playoff, sai, era un po' difficile, non abbiamo giocato tanto bene, però è passato, siamo atleti, succede a tutti, e abbiamo messo adesso a testa di migliorare le cose che abbiamo fatto male. E anche dal punto di vista mentale siamo più motivati adesso che abbiamo questo gran chance di giocare ancora per Trentino Volley. Ti aspettavi una stagione, quella con Trentino Volley, così densa di significati, con così tante manifestazioni? Sarà il Mondiale per Club, sarà la sesta manifestazione di quest'anno? No, sicuramente mi aspettavo, sai, giocare per Trentino Volley, di avere pressione, di giocare partita per vincere grandi cose. Non mi aspettavo di giocare così tante partite, abbiamo giocato 1000 partite in questo gruppo in poco tempo, e questa secondo me era un po' difficile, perché dopo avevamo anche tanti infortuni, però era bello, anche bello, perché abbiamo giocato tante partite contro tanti avversari, abbiamo imparato tanto, ma alla fine, sai, peccato, alla fine giusto, io mi dispiace tanto come abbiamo finito alla fine, però è sempre bello, se sei un atleta e vuoi giocare ad alto livello, devi giocare partita importante, partita grande, è l'unica via di crescere. Intanto il calendario te ne propone sicuramente altre 3, io ti auguro poi che ce ne siano altre 2 ancora, un totale di 5 almeno, prima di andare in vacanza. Sì, se, io ho detto anche prima, se vogliamo fare le grandi cose dobbiamo giocare le grandi partite, così andiamo lì per fare la medaglia, che colore non lo so, ma andiamo più alto possibile. E la sfida con la Ryan è già decisiva da questo punto di vista per il passaggio del turno, intendo. Sì, la prima partita dobbiamo vincere, dobbiamo essere pronti mentalmente, fisicamente, preparato bene, basta lì.